Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Come potete vedere da questa splendida cornice che mi avvolge, si sta avvicinando il Natale, quindi si sta avvicinando anche il momento di fare regali. Io non so se a qualcuno di voi è mai capitato, ma a me succede spesso che a pochi giorni dal Natale mi ritrovo a dover correre avanti e indietro per negozi perché mi manca sempre qualche regalo da fare. E quindi, insomma, quest'anno ho pensato di anticipare un pochino i tempi, di cominciare a comprare i regali un pochino prima e siccome vorrei regalare anche qualche libro, mi è venuta l'idea di fare questo video per darvi qualche consiglio di libri da regalare a Natale o perché no, da farsi regalare a Natale. Siccome i libri che ho selezionato sono tantissimi, ho pensato di dividere il video in due parti. Quindi in questa prima parte ci saranno i consigli di lettura legati ad un genere thriller, avventura o giallo, e poi nella seconda parte del video invece vedremo degli autori italiani, stranieri, magari anche qualche saggio, o comunque qualche libro non di genere thriller, ma di tutt'altro genere. Però, siccome i libri, come vi dicevo, sono tanti, partiamo subito con il primo. Io per non rischiare di dimenticarmi qualcosa mi sono segnata tutto sul mio fedele foglio e cominciamo subito perché, come vi dicevo, i libri sono tanti. Il primo che vi volevo consigliare è La forma del buio di Mirko Zilai. Questo autore sta veramente conquistando l'Europa. È ambientato in Italia, a Roma, questo romanzo, e lui dipinge una Roma oscura, tetra. Quindi, per una persona che magari ama i romanzi con delle tinte un po' noir e che vuole leggere qualche cosa di ambientato in Italia, nella capitale, questo può essere un buon regalo. La trama è una delle classiche trame da thriller, c'è il serial killer che uccide le sue vittime, ma c'è una particolarità, le trasforma in creature mitologiche e poi lascia degli indizi in giro che apparentemente sono tutti senza senso, perché non riescono ad essere interpretati questi indizi. Però c'è una persona a Roma che potrebbe essere in grado di interpretarli ed è il miglior profiler di tutta Roma, però ahimè. Questa persona sta attraversando un momento no, diciamo che non c'è tanto con la testa, i suoi problemi personali e quindi non riesce a fare bene il suo lavoro. Nel frattempo il killer continua a mietere vittime e continua a trasformare le sue vittime in creature mitologiche, tanto che è stato soprannominato lo scultore. Tanto la squadra di questo profiler cerca di aiutarlo, cerca di far sì che lui possa ritrovare la sua grinta, che possa rimettersi in pista e ritornare a fare il suo lavoro, ad avere le sue ottime intuizioni da profiler. E la domanda che ci poniamo è: riuscirà alla fine questo profiler a rimettersi in pista e a smascherare il killer? Leggiamo il libro e lo scopriremo. Quindi questo secondo me può essere un bel regalo da farsi fare se amate i thriller, ma anche un bel regalo da fare magari a una persona che sapete ama i thriller, legge tanti libri di questo genere. Il secondo libro che volevo consigliarvi è La ragazza nella nebbia, che è stato scritto da Donato Carrisi. Questo è un libro, diciamo, sempre sui generis perché tratta di un'indagine che viene svolta in un paesino di montagna, un'indagine su una ragazza scomparsa, ma al di là dell'indagine che viene svolta, questo libro pare che riesca a entrare, ad indagare le nostre paure più profonde. Quindi sembra un libro che riesce in qualche modo ad andare proprio dritto là dove c'è la nostra paura più profonda. Quindi se conoscete qualcuno che pensa di non avere paura di niente, forse questo può essere il regalo giusto, la giusta sfida e può essere anche un libro da farsi regalare comunque anche questo. Poi un altro libro per chi ama invece il genere più paranormale, quindi un thriller ma con elementi paranormali, può essere L'apparenza delle cose. Questo è un libro che ha dei toni gotici e, come vi dicevo, va comunque a tirare fuori degli elementi più oscuri, più legati al paranormale. C'è la classica casa che si dice sia stregata, c'è l'omicidio, c'è l'innocente che viene accusato per questo omicidio e poi ci sono le classiche scene che vengono descritte un po' oscure, un po' paranormali, ci sono degli elementi nel libro che non si riescono a spiegare, quindi in qualche modo sembrano legati al mondo degli spiriti, però è un libro che ha avuto molto successo, di cui hanno comunque parlato bene, quindi può essere un bel libro e un bel regalo da fare a Natale. Un altro libro che può essere una buona idea regalo è La moglie imperfetta.
È una donna che ha molta molta paura che le capiti quello che è capitato a sua madre, ossia demenza precoce. Quindi comincia a dimenticarsi dove ha messo le chiavi di casa, comincia a dimenticarsi delle piccole cose e si spaventa perché ha paura appunto che si stia compiendo lo stesso destino per lei che si è compiuto appunto per sua madre. Poi una notte accade che lei è in macchina, vede una donna sul ciglio della strada che è ferma, però lei in qualche modo va avanti, quindi non si ferma, e poi il giorno dopo viene a sapere che in quello stesso punto è morta una donna. Quindi lei comincia a chiedersi se magari ha dimenticato qualcosa, se può essere coinvolta in tutto questo. Nel frattempo comincia a ricevere delle telefonate anonime, degli strani messaggi, degli strani biglietti. Finché poi un giorno farà una grande scoperta proprio in casa sua e i nodi in qualche modo verranno al pettine. Questo, secondo me, è un giallo molto carino che potrebbe essere un buon regalo di Natale. Poi ho ancora tre libri da consigliarvi. Uno è Gli Eredi di Wulf Dorn. E questo, se avete visto qualche mio video precedente, avevo fatto dei video proprio quando ho aperto il canale, quindi sono i primi video che facevo, quindi ad aprile, maggio, quel periodo lì. E se avete visto appunto qualcuno di questi, sapete che io ho letto tutti i libri di Dorn, che mi piace molto, e questo però non l'ho ancora letto, quindi penso che io me lo farò regalare magari dal mio compagno, non so da chi, comunque da qualcuno. È la storia di una donna che è scampata ad un terribile incidente e quando prova a raccontare quello che è successo, non riesce a mettere bene insieme i pezzi, quindi quello che dice sembra apparentemente senza senso, quindi in qualche modo c'è un'indagine per capire che cosa realmente può esserle accaduto. E questo, insomma, è un libro che sicuramente prima o poi comprerò, mi farò regalare, non lo so, comunque lo leggerò sicuramente e poi vi farò sapere. Il penultimo libro è Il Segreto per chi ama la cronaca nera e la politica, perché questo è, io l'ho inserito in questo, diciamo, in questo video con i thriller, con i gialli, ma perché comunque questo è un libro che riprende la storia di Aldo Moro, del rapimento di Aldo Moro, quindi torniamo nel 78. E svela un po' quelli che sono stati i lati oscuri, quelli che nel corso della storia hanno cercato in qualche modo di insabbiare, quindi insomma ripercorre un po' tutta questa indagine, tutto questo fatto di cronaca nera che era successo, quindi sicuramente questo può andare bene per chi ama l'attualità, la politica, la cronaca nera, sicuramente comunque per qualcuno che è amante di queste cose. Se regalate questo libro dovete essere sicuri che la persona che lo riceve sia un amante appunto della cronaca, della politica, di questi intrecci che riguardano appunto tutte queste tematiche. L'ultimo libro, che è molto interessante soprattutto nella nostra società, si intitola Destour. In questo libro il nemico non è un serial killer, ma è qualcosa che noi tutti i giorni utilizziamo, che abbiamo sempre sotto mano e che magari non sospettiamo potrebbe essere lui il killer. Sto parlando di internet, perché la trama appunto riguarda un grosso che viene chiamato Destour, quindi un grosso paese, tra virgolette, che è stato costruito proprio per accontentare i consumatori. Addirittura ci sono dei droni che riescono ad anticipare le esigenze dei consumatori, ma c'è sempre il lato oscuro. Quindi questo posto, questo luogo sembra tanto bello, sembra quasi paradisiaco, ma in realtà si nasconde sempre l'inghippo. Secondo me questo libro fa riflettere sui tempi che noi stiamo vivendo e sulla società attuale, su quanto magari utilizziamo certi mezzi senza averne piena consapevolezza di come davvero funzionino e di quanto davvero riescano ad entrare nella nostra vita privata, perché noi quando utilizziamo internet comunque spesso non ci pensiamo, ma in realtà internet è in grado poi di sapere registrare tutti i movimenti che noi facciamo, i siti che visitiamo, quello che ci piace, quello che non ci piace, e tutto viene utilizzato solitamente per la pubblicità, però secondo me ci possono essere anche dei lati un po' più oscuri, quindi bisogna comunque sempre averlo in mente e fare attenzione che internet comunque non è assolutamente un luogo anonimo, anzi tutto il contrario.
E questo libro, secondo me, fa riflettere su queste cose. Io ho concluso con questo video, spero di avervi dato qualche consiglio per i regali di Natale, qualche libro magari che anche se non ve lo fate regalare a Natale, magari volete leggere in queste feste. Questi erano i thriller, come vi dicevo, poi uscirà fra qualche giorno la seconda parte di questo video con tutti i libri invece dedicati, agli autori italiani, agli autori stranieri, comunque altri generi. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!